Buonasera, benvenuti, sono Edith Gabrielli, sono la direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia, sono qui per darvi il benvenuto nel nostro istituto. Vedo facce familiari che quindi mi sentiranno ripetere la stessa cosa, ma ne vedo anche molte nuove, per cui lasciate che vi presenti brevemente il nostro istituto. Siamo un istituto del Ministero della Cultura. Gestiamo Palazzo Venezia, che è il luogo dove vi trovate adesso, e il monumento a Vittorio Emanuele II, noto anche come Vittoriano o Altare della Patria, che si affaccia anche lui su Piazza Venezia. Siamo un istituto ad autonomia speciale, uno degli 11 di rilevante interesse culturale del nostro ministero, e di questi 11 siamo il più giovane perché siamo nati ufficialmente nel 2019 ma divenuti operativi solo nel novembre del 2020. Quindi poco meno di 2 anni, in cui però abbiamo fatto una lunga strada, e mi fa piacere dirvi che in questo momento il Vittoriano e Palazzo Venezia è uno degli istituti museali più visitati d'Italia. Nell'ultima domenica, che è stata la prima domenica del mese, voi sapete che il nostro ministero garantisce l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, il Vittoriano e Palazzo Venezia è stato visitato da oltre 30.000 persone, quindi si è accreditato come l'istituto più visitato del nostro paese. I numeri, come dico sempre, sono importanti perché vuol dire che la nostra proposta raggiunge il pubblico per la quale la pensiamo, ma non sono l'unica cosa. I numeri devono andare sempre d'accordo con la qualità. Il nostro istituto nasce su alcuni pilastri fondamentali. Uno è sicuramente la ricerca, soprattutto la ricerca, la promozione della ricerca dei giovani, l'altro l'educazione con cui ci rivolgiamo a ogni tipo di pubblico che appunto ci permettono di parlare con il grande turismo internazionale, che è sicuramente uno degli obiettivi di un istituto come il nostro, che si colloca proprio al centro della città di Roma, ma ci permette di parlare anche a chi vive e lavora proprio accanto al nostro istituto. È quel famoso tessuto di prossimità senza il quale un istituto museale non ha senso, perché non ha una vera identità. In questo contesto di attenzione a chi vive nella nostra città e chi vive proprio qui accanto, nasce anche questa rassegna che si chiama Il Centro di Roma. L'obiettivo della rassegna è rilanciare Piazza Venezia, l'area di Piazza Venezia, come un luogo di incontro culturale e di socialità, al di là del traffico che la percorre, che sentirete anche questa sera fare da gradevole sottofondo. E farlo come? Chiamando dei grandi esperti a curare dei cicli di conferenze. Il grande esperto in questione per quanto riguarda la musica è Ernesto Assante, con cui collaboriamo da tanto tempo, e a lui il compito di chiamare altri grandi nomi a raccontare in modo semplice anche argomenti complicati. Quando a maggio ho fatto la prima di queste introduzioni, vi confesso, avevo un po' di timore, perché 4 cicli di conferenze su argomenti complessi, la storia, l'architettura, la storia dell'arte e la musica, in un orario come le 18 in una città come Roma, era una sfida complicata. In realtà ogni giovedì, perché il nostro appuntamento è sempre di giovedì, siete più numerosi, e quindi mi sembra che sia una sfida che possiamo definire vinta, ma stiamo già lavorando per aumentare e ampliare ancora l'offerta. Non vi trattengo di più, ringrazio moltissimo Ernesto per essere qui. Ringrazio Gino Castaldo di aver accettato il nostro invito e vi auguro buon ascolto. Grazie. Prendo la parola molto brevemente per ringraziarvi intanto di essere qui in questo nuovo appuntamento di questa serie, e per dirvi che sono divertito e emozionato di presentare Castaldo, che come voi sapete è il mio compagno di avventura da moltissimi anni. Io sono però
un suo fidato discepolo e allievo, quindi è un motivo di particolare orgoglio per me presentarlo qui questa sera. Dico solo due parole. Il problema è che non smette di prendermi in giro. No, potrei farlo raccontandovi di essere aneddoti della nostra vita in comune, compreso, lo cito questo per puro sentimento, la prima volta in cui ho caricato Castaldo in macchina, credo si trattasse veramente forse proprio del 79, era un convegno sul jazz in Umbria, lui salì sulla mia Ami 8, pensate il tempo, è una macchina che non si trova più nemmeno in Francia, per quanto era vecchia già allora ed è vecchia adesso, ma insomma da quel giorno ne sono passate tante. Seriamente parlando, assisterete a una conferenza bella e interessante, perché Castaldo è veramente il miglior critico italiano, il miglior storico della musica italiana, e soprattutto smettila. Come me abbiamo avuto il vantaggio di vivere la stagione che in queste conferenze vi stiamo raccontando, compresa Teresa De Santis. Siamo, come dire, tre testimoni di quello che accadeva e che è accaduto in un periodo straordinario della cultura nazionale. Tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 la canzone italiana è diventata la canzone più bella d'Europa, molto ricca, molto varia e in questo caso addirittura vicino all'avanguardia. Taccio e lascio la parola a Gino Castaldo. Allora, grazie Ernesto. Sono io emozionato e non abituato a essere presentato da Ernesto. In genere cose o le facciamo insieme oppure siamo ognuno per conto. Quindi questa è veramente una situazione inedita per noi che ci conosciamo da tanto tempo. Guarda le coincidenze, la storia che raccontiamo stasera inizia nel 79, quindi nell'anno in cui, come tutti ricordavi, salì in questa, era una Mi 8 si chiamava, pensate. Quella che andiamo a raccontare appunto è la storia di una storia enorme, immensa, una storia che riguarda Battiato e che, come accadeva ai dischi di quel rilievo, è una storia che riguarda la storia del nostro paese, la storia della nostra cultura. E in un momento, lo accennava Ernesto, non qualsiasi della storia del nostro paese, era un cambio epocale, un cambio di non solo di decennio, ma di tante cose, di visioni del mondo che cambiavano rapidamente, era quasi un'era. E in questo momento di passaggio succede una specie di miracolo, che la canzone d'autore italiana diventa, lo era già da qualche anno, ma continua a crescere e diventa sempre di più una sorta di coscienza civile, a livello poetico ovviamente, sentimentale, artistico, ma diventa una voce importante. Gli anni che poi ci portano all'era del Cinghiale Bianco, diciamo che questi tre anni, 79, 80, 81, pensate, sono gli stessi in cui Lucio Dalla, un po' prima, ma insomma, fa i suoi tre dischi più belli, Battiato fa i suoi tre dischi più famosi, Pino Daniele fa i suoi tre dischi più belli, capolavori, Nero a metà, quella roba lì, quasi tutto nello stesso periodo, per capire la potenza, per capire il maremoto che stava succedendo. De Gregori, Vasco Rossi, tutti in quel momento, sì, chi iniziava, chi andava a finire, come Battisti, che in realtà stava finendo proprio in quel momento un ciclo importantissimo, quello con Mogol, poi dopo una pausa ne ricomincia un altro, ma insomma Battisti, che, curiosità, Battiato disse di aver scoperto molto tardi, cioè di averlo detestato, perché probabilmente era una visione della musica che talmente in contrasto con la sua che non l'aveva capito. Poi lui ammetteva, dice, poi a un certo punto ho capito che era talmente bravo, insomma, che poi andava rispettato. Allora, torniamo al 79. Non comincio da prima perché non abbiamo 5 o 6 ore, purtroppo, ma solo una. E andando già nel vivo di questa fase di Battiato, diciamo solo che questa fase inizia per scommessa, non è certo con chi. Addirittura a un certo punto Battiato mi fece anche l'onore di dire che era anche con, non tanto con me, ma col mio gruppo di Muzak, che era una rivista allora piccola ma molto importante nella controcultura musicale di quel tempo. In realtà non si sa bene con chi avesse fatto la scommessa, ma la scommessa era questa: qualcuno gli disse, vabbè, perché lui allora faceva
musica d'avanguardia, faceva solo musica di pura sperimentazione, non la canzone certamente, qualcuno gli disse: ma la sfida, ma poi alla fine, ma se uno volesse, non è altrettanto difficile fare musica commerciale? Lui disse: ma io credo che se volessi potrei fare canzoni popolari. E di fronte allo scetticismo di alcuni scattò questa molla, quindi era una scommessa, ma in realtà poi la sfida era talmente importante, lui ci ha talmente preso gusto da fare anche delle rinunce, lo vedremo tra un po'. Ma vediamo dove comincia. Allora, se possiamo partire col video, si sentì una canzone che arrivò, si intitola Re del Mondo. Siamo nel 79, esce questo disco, L'era del cinghiale bianco, il primo di questa nuova avventura. E noi sentiamo questa frase, una canzone che comincia dicendo: strano come il rombo degli aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio, poi lontano, il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice, un giorno in cielo, fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. Beh, già questo, nessuno aveva mai scritto canzoni in questo modo. Qui ne vediamo una versione meravigliosa del 1992, un concerto a Baghdad. Strano come il rombo degli aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice, un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il vestiti bianchi a ruota echi delle danze sufi, nelle metro giapponesi oggi macchine di ossigeno, più diventa tutto inutile più credi che sia vero, e il giorno della fine non ti servirà l'inglese, e sulle biciclette verso casa la vita ci sfiora, ma il re del mondo ci tiene prigioniero. Allora, echi delle danze, voglio fare un applauso di così, proprio di omaggio a questa, alla bellezza infinita. Questo è un concerto, se non lo conoscete vi consiglio di vedervelo tutto, perché è un momento magico di piena maturità, in cui tutte le canzoni che fai in questo concerto sono tra le più belle versioni che abbia mai fatto. Vabbè, avete sentito echi delle danze sufi, non erano cose appiccicate là. Quello che scoprimmo, che, o meglio, io ero già, ahimè, ero già abbastanza grande, già lavoravo nella musica, quindi ho anticipato un po' Ernesto, che anche se non sembra è un po' più giovane di me, è più giovane di me di abbastanza, e quindi le ho vissute in diretta. Battiato lo conoscevamo già, io l'avevo già visto dal vivo quando faceva Pollution, Fetus, era spaventoso, faceva quasi paura, perché faceva dei concerti di avanguardia, quella aggressiva, molto dirompente, quindi lo conoscevamo già, e sapevamo anche che nella sua ricerca musicale c'era anche un percorso di ricerca spirituale, personale, quindi c'erano anche altri valori che lui stava cominciando, ed è quello che sorprendentemente fa nelle canzoni e mette delle cose, appunto, vi dicevo, nessuno faceva canzoni così, nessuno aveva mai utilizzato questo linguaggio, nessuno parlava di danze sufi in una canzone.
Lui lo faceva, ma perché era, poi abbiamo scoperto sempre di più, era veramente la sua cultura di appartenenza, e lo sarà sempre di più. Allora, già questo disco, allora, alcune curiosità. Non so se Ernesto ci ha fatto caso, che tutti i dischi di Battiato uscivano a settembre. Curioso, allora, questa, almeno questi primi dischi, escono tra settembre e ottobre. Sembra una curiosità magari marginale, non lo è più di tanto. Pensate che invece Vasco Rossi, i primi 6 dischi di Vasco, sono usciti tutti in aprile. Ci sarà una ragione. Ha a che vedere forse con qualcosa di meno studiato, ma è un terreno interessante, cioè la ciclicità che appartiene a un autore invece che a un altro, perché evidentemente a Vasco il suo ciclo era autunno, cominciava a pensare i pezzi, studiarli, inciderli magari e uscire ad aprile. Battiato no, evidentemente il suo ciclo produttivo era primavera-estate, perché poi i dischi uscivano in autunno. Sarà così per tutti e 3 i dischi di questa trilogia, che ci porta poi ovviamente alla voce del padrone, che è il vero oggetto. Allora, passano mesi, non tanto, ne esce uno all'anno con cadenza perfetta: settembre 79, ottobre 80, settembre 81. L'era del cinghiale bianco, Patriots e la voce del padrone, quindi cadenza rigorosa e frequente, nel senso uno all'anno. Altra curiosità, tutti e 3 i dischi sono composti di 7 pezzi. Dite voi, è casuale? Non credo. Non lo era sicuramente, perché difficilmente Battiato faceva cose casuali. Non era comunicata questa cosa, non c'era da nessuna parte un riferimento al fatto che fossero 7 perché c'era un motivo. Però guarda caso sono sempre 7. E guarda caso nelle teorie di Gurdjieff, per esempio, il numero 7 era un numero importantissimo, ma lo è anche nella numerologia. E torna con la compiutezza possibile di un'opera, guarda caso, ma ripeto, non è casuale. Allora, arriviamo nel 1980, il cambio di epoca comincia a essere visibile, c'è ancora il terrorismo, in Italia le BR ancora uccidono, c'è la strage di Bologna il 2 agosto dell'80, ancora il terrorismo è in atto, ma ci sono anche i segnali del fatto che l'Italia vuole voltare pagina, cominciano a sentirsi segni, e saranno anche quelli con incredibile capacità intuitiva, quelli che Battiato riesce a cogliere. Sente gli umori del tempo, li traduce alla sua maniera, ma li sente. Quindi nell'80, in questo caso ottobre, come dicevo, esce il disco intermedio, che si intitola Patriots, e qui comincia a usare in modo feroce addirittura quella che è poi la sua caratteristica fondamentale in questi anni, cioè mescolare nella struttura dei testi alto, basso, citazioni colte, misere, sfottenti, ironiche, cogliendo anche lì, ma in modo molto naturale, quello che era il cosiddetto postmoderno, che stava cominciando a fiorare un po' nel mondo dell'espressione della comunicazione, cioè la non differenza tra cultura alta e bassa, e Battiato diventa un eroe di questo mescolamento, e lo comincia a fare molto di più in questo disco che si intitola Patios. Allora, a un certo punto c'è proprio una specie di appello, Patriots, una chiamata alle armi, molto ironica, e a leggerlo bene possiamo cominciare a sentirlo. Allora qua vediamo il videoclip, fa abbastanza ridere nel senso di vederlo, perché è inguardabile, è datato in una maniera quasi, quasi comica, però i video Battiato li faceva in modo molto concettuale, cioè sono, ripeto, datati come linguaggio. La canzone no, per niente, il video un po' sì, però è comunque divertente di vederlo. E sentite la ferocia, la fantasia dei popoli che è giunta fino a noi non viene dalle stelle, la riscossa, stupidi, che i fiumi sono in piena, potete stare a galla, e non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Non la manda a dire, se le panchine sono piene di gente che sta male, up, patio, stuar, mangagez-vous, sentite l'ironia, la musica contemporanea mi butta giù, questo sarà lo scarto, Patriots. Gente che sta
Allora, come vedete, sono video concettuali, come dicevo, perché in realtà Battiato comincia a fare canzoni, la scommessa decide di giocarla, questa partita, ma decide di farla a modo suo, non rinuncia, per esempio, a certi vezzi d'avanguardia, cioè di provocazione, quindi in questo video ne mette tanti, si vede a un certo punto, si vedono lui e Giusto Pio, che è il suo alter ego vero, tra l'altro in questo periodo, scrive con lui, arrangia con lui, è proprio il suo alter ego musicale in tutto e per tutto, uno ha il sintetizzatore e l'altro la macchina da scrivere, come dire, parole, suoni, stiamo fabbricando, ma in modo appunto molto, molto, molto moderno. Poi balla con dei gesti stravaganti che sembrano un po' new wave, un po' le danze che facevano gli adepti di Gurdjieff, che aveva anche, predicava anche un certo tipo di movimenti legati alla musica, vabbè, perché Gurdjieff parlava un po' di tutto nei suoi pensieri. Ma in questo disco c'è probabilmente il pezzo più importante di tutti, dal punto di vista proprio della poesia, della ideazione. E adesso tenteremo con lui con il tecnico una cosa difficilissima. Allora, perché il pezzo è Venezia e Istanbul, questo va veramente analizzato bene, perché dentro c'è proprio la poetica di Battiato, in tutto e per tutto. Allora, il pezzo comincia con una introduzione, un po' rock, sentite molto così andante, apparentemente leggera, ci sono tanti strati, che è quello che poi fa Battiato a livello compositivo, però è molto leggero. Poi a un certo punto si sospende tutto, altra cosa anomala, fermalo per favore. Allora qua si ferma il pezzo, è partito così, altra anomalia, pausa, e lui a un certo punto, poi lo vediamo nel video, è in playback, è un video televisivo, ma quello che sentiamo è esattamente quello del disco. Lui si gira e dice: Venezia, mi ricorda istintivamente Istanbul, stessi palazzi addosso al mare, rossi tramonti che si perdono nel nulla. Poi fa un'altra pausa, poi cambia ancora. D'Annunzio, dice: ma che c'entra D'Annunzio? Montò a cavallo con fanatismo futurista, quanta passione per gli aeroplani, per le bande legionarie, che scherzi gioca l'uomo la natura. Sentiamolo questo pezzo. Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul. Stessi palazzi addosso al mare, rossi tramonti che si perdono nel nulla. D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie, che scherzi gioca l'uomo la natura. Ferma. Allora, qui avviene l'incredibile. Allora questo momento di così, con un po' di musica quasi classicheggiante, evocazioni, Venezia, i tramonti, il collegamento a Venezia e Istanbul, lui sta parlando del punto ideale che ha collegato nei secoli l'Oriente all'Occidente, la porta magica, che è una porta che lui in questo periodo sta attraversando molto spesso, anzi non fa altro che fare esattamente su e giù, come se andasse metaforicamente da Istanbul a Venezia in continuazione. Ha fatto tutta questa evocazione, poi lo stacco a un certo punto, e qui è il cut up, il mix selvaggio, l'alto e il basso, con la massima naturalezza. Dopo questi versi dice: mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva, una cronaca alla radio dice che una punta attacca, verticalizzando la di rigore, cioè sono al tabaccaio e compro Minerva, c'è una radio accesa, i linguaggi mischiati, è la realtà che irrompe, la sua poesia, tutto mischiato. Prego. Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva, è una cronaca alla radio dice che una punta attacca, verticalizzando la di rigore. Ragazzi, non giocate troppo spesso accanto agli ospedali. Socrate parlava spesso delle gioie dell'amore,
sorrise affacciava quasi il cuore, tanto che mi offrivano anche il cuore. Fuochi di ferro mostro. E gli anni dell'adolescenza pieni di battesimi e comunioni in sacrestia. Allora, un applauso anche noi, che io trovo che questo sia un pezzo veramente meraviglioso e che ci racconta molto di Battiato. Vabbè, insomma, noi dobbiamo arrivare alla voce del padrone, che poi alla fine è l'oggetto del nostro incontro. E ci arriviamo, passano ancora alcuni mesi con cadenza. Allora, anche Patios, 7 brani, durata complessiva dei due dischi. Il Cinghiale Bianco mi pare era 30 minuti in tutto, altra follia pensando a oggi, no? Dischi, ammesso che se ne facciano ancora, ma insomma i CD arrivano a durare 60-70 minuti, un sacco di pezzi magari inutili. E un vinile, questo qua, durava 30 minuti in tutto, 7 canzoni e 30 minuti, più o meno. Passano altri mesi. Continua questo processo che stavamo dicendo, il decennio comincia ad affermarsi con una voce nuova, come una voce diversa. L'Italia è un paese che sta rapidamente cambiando, un po' il mondo ma anche l'Italia. Succedono anche cose, come dire, anche laterali a quello che fa Battiato, al sentiero principale. Lui comincia a lavorare anche come produttore, inizia, apre le porte alle voci femminili, che diventeranno poi per tutti gli anni a seguire una presenza costante, importante della sua vita. Qui lo fa con Alice, fanno anche qui un gioco, la sfida continua, il gioco lo fanno su un pezzo apparentemente estivo, che è Il vento caldo dell'estate, che poi di estivo c'è pochissimo in realtà, ma potrebbe sembrarlo. Scusate, non solo fanno un pezzo, ma questo nell'80, ma a un certo punto lavorano insieme, Battiato produce tutto l'album, poi tentano una cosa assurda, cioè decidono di andare a Sanremo con un pezzo che si chiama Per Elisa. È un Sanremo ancora in profonda decadenza, sta appena cominciando a cercare di risalire. Mi pare che lo presentasse Cecchetto, credo quell'anno, e la sigla era Gioca Giue. La sigla, cioè il pezzo più forte che uscì, no, credo nell'80 era Gioca Giue, se non sbaglio, la sigla, quindi, come dire, il pezzo più forte che uscì era quello non in gara, cioè la sigla che mise Cecchetto. E decidono di andare, Battiato decide di andare a Sanremo, non lui ovviamente, ma insomma di mandare il suo pezzo, firmato anche con Alice. Per Elisa è un pezzo nettamente superiore a quelli che sono quell'anno al Festival, e si potrebbe dire stranamente vince, perché non è così che funzionava Sanremo sempre, anzi quasi al contrario, però funziona. Nel 78 c'era stato Rino Gaetano con Gianna, ma uno dice e arrivò terzo, ma uno pensa Sanremo fu comunque un successo quel pezzo. Se uno va a rivedere quelle immagini del Sanremo 78, veramente, vi giuro, sembra la sagra dell'uva fogarina, una roba di uno squallore. E quando leggiamo nella storia di Rino Gaetano, che per lui fu un dramma, se lo vedete si capisce, perché era talmente squallido. Il maestro d'orchestra si chiamava El Pasador, cioè manco sembra un racconto da festa di piazza di un paesino. Invece era Sanremo, presentazioni ridicole, anche l'esibizione di Rino, appunto, quello era Sanremo. Ecco, nell'81 stava la televisione, cominciava di nuovo a interessarsi, quindi comincia a riprendere come, Battiato vince Alice, vince una canzone firmata da Battiato, questo sì che è clamoroso. Ancora più clamoroso scoprire che Battiato, me lo disse nell'intervista che ho ritrovato, quindi è proprio così, lui disse, perché uno si aspettava il massimo dello snobismo, lui disse no, non è vero, io sono stato uno dei giorni più belli della mia vita, perché vincere a Sanremo, la cosa lo divertiva tantissimo, era la sfida che stava giocando, quindi la stava vincendo anche così, con queste pedine diverse da quelle che erano quelle del suo
Sentiero Maestro, che era quello scandito dai dischi, quindi vinceva anche Sanremo, pensate un po'. Succede anche, per dire quanto comincia a tenerci a questa sfida, quanto comincia a divertirsi e capisce l'importanza anche del gioco che sta facendo, cioè non è che non lo sapesse, ma capisce che funziona, perché lui sta facendo entrare, giocando, ma nella canzone sta portando contenuti straordinariamente nuovi che non c'erano mai stati, anche cose a cui lui crede profondamente, e questo allora faceva sì che la sfida poi non fosse solo un gioco di numeri, di scommesse, di vincita, ma fosse una missione molto più alta. A un certo punto lui studiava l'arabo perché aveva la passione per le lingue in generale e anche per l'arabo. A un certo punto, in quel periodo, lo chiama il centro, lo chiamano da Tunisi, il centro Bourguiba, dove si studiavano, altissimo centro di studi arabi, e gli offrono di ospitarlo perché sapevano della sua passione. Lui era una roba che avrebbe, e dice no perché l'avrebbe distolto dalla missione che stava facendo, che era quella della canzone, perché a quel punto decide che è la cosa prioritaria. E si rimette al lavoro, anzi non smette mai di farlo. Altra cosa strana, pensando a Battiato, è che era molto molto metodico, cioè lui lavorava come un impiegato in realtà. E i musicisti che lavoravano con lui dicevano, ma era sorprendente proprio questo, perché lui lavorava tutti i giorni, alle 7:15 staccava perché doveva stare a casa per la cena. Ma quello che usciva da quelle sedute era qualcosa di geniale, da artista in realtà apparentemente molto più, molto meno metodico di quanto lui non fosse, ma lui era così, una macchina, se volete, precisa, perché lui poi voleva che la giornata fosse scandita da, e sarà sempre di più così, dei momenti della meditazione, il momento della creatività. E quando poi creò il suo eremo a Milo in Sicilia, era veramente un ashram, nel senso che la sua giornata era così scandita, in modo molto preciso, con degli appuntamenti di meditazione, di ricerca, di alimentazione, eccetera. Va bene, scusate la digressione. Arriviamo quindi al fatto che tutto questo stava portando anche, non era ancora dilagato Battiato, però i dischi cominciavano ad avere successo, questi pezzi. Patrios era già stato un disco di un certo successo, ma ovviamente quello che sta per accadere è assolutamente incredibile, perché il disco, finalmente ci arriviamo, che è La voce del padrone, non immediatamente ma nel giro di alcuni mesi sbanca letteralmente, porta Battiato e anche questo tipo di canzone negli stadi, diventa una roba quasi incontrollabile, cioè diciamo che la sfida va oltre perfino quello che forse Battiato poteva aver immaginato come obiettivo massimo. Tanto poi vedremo, tornerà un po' indietro, nel senso che ha raggiunto quello. Va bene, ma non precorriamo i tempi. Arriva La voce del padrone e inizia, immaginiamoci che sia comunque, perché i dischi allora si facevano, anche se i pezzi erano slegati, ma c'era un disegno, c'era un ordine, quindi sono tutte opere i dischi che escono di questi autori in questo momento, e lo sono anche i dischi di Battiato. Di nuovo, coincidenza, 7 pezzi, non uno di più, non uno di meno. Esce in settembre, anche qui, ed esce con un titolo che è proprio la massima esemplificazione del gioco sottile e profondo che sta facendo Battiato, perché La voce del padrone è non esattamente un doppio senso, non è la parola esatta, diciamo che è una frase polisignificato, ne ha tanti e ognuno può prendere quello che vuole, ma è bello che ne abbia tanti, perché uno è musicale, è l'etichetta storica, His Master Voice, scusate, in italiano La voce del padrone, ed era anche la sua in un certo senso, perché era quella che era stata assorbita dalla EMI, che era la sua etichetta, quindi era il famoso simbolo col fonografo, col cane, quindi richiamava un mondo musicale, discografico addirittura, ma era anche una frase che riguardava Gurdjieff, che indicava nel suo pensiero alcuni stati, e quello lui chiamava, quello del padrone era quello della coscienza, era quando l'uomo arrivava alla consapevolezza. Quindi pensate che cosa incredibile, non c'era bisogno, non lo diceva neanche, attenzione, questa
la cosa bella, non c'era bisogno di dirlo. Quello che gli interessava è che la frase, il titolo, avesse questi riverberi di significato. Chi voleva li coglieva, chi non voleva non li coglieva, ma non aveva importanza. Quello era la voce del padrone. Inizia con un pezzo di nuovo, l'estate. Ce la mette sempre in mezzo. Sono anni in cui poi farà anche un'estate al mare con Giuni Russo l'anno dopo. Insomma, quest'estate torna sempre, è curioso, no? Imbattiato, che dice, ma insomma, sembrerebbe l'ultimo. In realtà, forse una piccola responsabilità di aver ritirato fuori i tormentoni estivi in diretta ce l'ha, perché non si usavano più in quegli anni. Quando lui fa un'estate al mare, che è un successone, non è che fosse così, mo ci siamo tornati in pieno, ma da qualche anno, ma non era così. I pezzi estivi erano un po' dimenticata come pratica, ma questo è un altro discorso. Lui inizia con Summer on Solitary Beach e lui lo spiega, perché la sua spiaggia è veramente una spiaggia totalmente metafisica. Non a caso dice sto da solo, è un'estate, è un summer. Come si fa a stare da solo in una spiaggia? Si può solo se la spiaggia è un luogo della coscienza. Allora, uno dei tanti ricordi che ho di Battiato, ho visto tanti concerti, l'ho incontrato, vabbè, una mi lega molto a questo pezzo, nel senso che mi rimasi, una delle tante volte in cui rimasi folgorato da qualcosa che faceva Battiato, anche questo gli sarebbe piaciuto, sirene, traffico, tutto mischiato, come è giusto che sia, questa è la realtà. Anche quando si ascolta musica. E allora, proprio cantando questa canzone, era un posto, non mi ricordo neanche dove, ma non era un posto enorme, non c'erano masse sterminate, era un pubblico. Allora, a un certo punto, quando arrivò Mare, Mare, quel ritornello così deliziosamente cantabile, la gente cominciò a cantarlo e lui disse: ok, sì, sì, bello, cantatelo, però per favore potete farlo piano, quasi in silenzio. E partì questa roba da brividi, perché tutta la gente cominciò a cantare Mare, Mare, ma piano piano, come se fosse un sussurro. Questo era il carisma, non riuscirebbe a nessuno, credo, una cosa del genere. E il disco cominciava così, questa evocazione metafisica, irreale, insomma, come dire, parliamo di luoghi della coscienza. Però l'obiettivo era anche una ferocissima critica a quello che era la società del tempo, alla stupidità dilagante, a un abuso della morale, a cose a cui Battiato teneva tantissimo, che poi esprimerà anche negli anni a venire. E a un certo punto lui, come aveva fatto un po' già con Patrios che abbiamo sentito, il pezzo che arriva dopo è Bandiera Bianca, come dire,
una resa. E qua veramente ci mette dentro anche dell'autoironia, c'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero, e lui riportava. E com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano, citando canzoni antichissime. Poi inizia Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. È una cronaca poetica di quello che stava succedendo nel paese. E quando la canzone a un certo livello, ne eravamo pieni in quegli anni, pensate a Dalla di Caro amico ti scrivo, la senti oggi, no, era una canzone che allo stesso tempo, cioè, è il verticale e orizzontale, diacronico e sincronico, canzoni che ti dicono esattamente dove sei, in quale momento sei, allo stesso tempo hanno un qualcosa di universale, per cui Bandiera bianca la metti oggi e sembra cantarti quello che molto spesso siamo tentati di fare, credo oggi tutti, cioè di dire basta, ci arrendiamo, no? Perché non se ne può più. Ovviamente quindi vale anche oggi, all'epoca aveva un altro significato, ma insomma l'ironia era quella, bisognerebbe solo arrendersi, cioè tirare fuori una bandiera bianca. Prego. Allora, quante squallide figure girano per il paese, sembra un po' un'anticipazione di una cosa che invece in tono assolutamente elegiaco e doloroso dirà in Povera Patria qualche anno dopo. Questi pezzi, che è un pezzo di una ferocia, Povera Patria, vabbè, insomma, io pensavo sempre ingenuamente, dico, ma certo chi sta al potere sente Povera Patria, come fa proprio a non vergognarsi, no? Sentendo una canzone così, invece evidentemente non fa questo effetto. Assante, ovviamente se hai qualcosa da dire ci mancherebbe, tu sei no, ma insomma no. Lo so che fatichi, perché vorresti dire un sacco di cose. Qui ovviamente in questi videoclip inguardabili l'ironia era quella non era un videoclip, questa era un'apparizione televisiva, scusate, ed era ovviamente l'idea di un di un comizio e di una, no, che arringa col megafono la folla. Allora, il disco, come dicevo, la missione è la critica feroce, i linguaggi che si mescano, citazioni di qualsiasi cosa, come le campane? Parla così?
perché sembra un suono fisso in realtà. No, vuol dire che arrivava come... Allora, dicevo, ma c'è sempre, perché la sfida fosse valesse la posta in gioco, c'era anche l'introduzione di un pensiero, e lo fa per esempio nel pezzo che arriva dopo, che possiamo già cominciare a mettere, grazie. Intanto un applauso per loro, perché sono, vi sto chiedendo di fare delle cose acrobatiche, grazie. E, gli uccelli, allora... Gli uccelli è una canzone di una bellezza incomparabile, ma che ha anche delle cose, delle caratteristiche singolari, perché intanto perché fa la canzone, cioè a volte succede nella musica, la musica fa quello che dice di fare, in questo caso fa quello che il testo dice, la canzone vola, è come un accompagnamento di un volo, quindi è onomatopeica in questo senso, segue le parole, la melodia, è perfettamente unita, non c'è possibilità di distinzione, quello che dice fa. E parlando di uccelli, volano, gli uccelli volano nello spazio fra le nuvole, qui è una evocazione puramente poetica, però subito dopo con le regole assegnate a questa parte di universo, cioè ci sta dicendo che gli uccelli volano nel vento perché seguono le regole che sono le nostre, del nostro spazio, ma potrebbero essere, ci possono essere regole completamente differenti altrove. Questa parte di universo, al nostro sistema solare, apro le ali, scendono in picchiata a terra, nebbio di aeroplani, cambiano le prospettive a fondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Allora, questo salto di un applauso, scusate, qua lo dobbiamo fare perché non si può non farlo. E adesso citerò Assante per una volta, visto che è qua, ma lo faccio volentieri. Come usa dire Assante, se conoscete qualcuno che di fronte a una canzone così non si commuove, non applaude, cancellato dalle vostre amicizie. Ho fatto una citazione corretta? Ok. E mi sembra... No, su queste cose bisogna essere radicali, quindi quoto il mio amico Assante. Allora, questo improvviso scarto alla fine, dopo il lirismo struggente, filosofico di una canzone come Gli Uccelli, c'era stato quel saltino, un momento rock, e è una perfetta introduzione a quello che stiamo per vedere, perché poi, anche quello nella varietà, se poi Battiato voleva essere rock, lo faceva meglio di tutti gli altri. Era solo per dire che non è che non, no? Cioè, non era una cosa
interessava dell'altro, ma se, perché l'arrangiamento che vedremo, ma il saltello rock, allora se io dico l'ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran, canta mio diva dei Pelle Rossa americani, le gesta erotiche di Squo Pelle di Luna, il mondo è grigio, il mondo è blu, già solo in questi versi ci stanno vecchie canzoni, nuove, l'Afghanistan, l'Iran, migrazione di popoli, e ovviamente Cucurucu Paloma, dove c'è una citazione di una canzone antichissima, insomma sono mondi che si mettono insieme, che si scontrano e generano qualcosa di nuovo, perché questo è quello che fa Battiato. Il prodotto è originalissimo, possiamo rintracciare quasi ogni parola, ogni frase può essere ricondotta a una matrice diversa, ma quello che conta è che alla fine il prodotto non è solo originale, non si era mai sentita una roba del genere, cioè era qualcosa che aggiunge alla canzone italiana d'autore di quegli anni, che abbiamo detto già in fermento totale, con una, perché li ho già citati i nomi, i dischi che stavano uscendo in quel momento, ma Battiato trova una voce del tutto nuova e originale. Ci piace molto far vedere questa versione di Cucurucu Paloma, perché fu un tour in cui Battiato si scatenò, evidentemente aveva voglia quell'anno di giocare al rock fino in fondo, e questa versione, prego, di Cucurucu Paloma è travolgente, ma travolgente proprio, adesso al di là delle cose belle che abbiamo detto. Perché quasi chiamarlo un cortocircuito, si arriva a un pezzo che, in cui per motivi in parte
misteriosi, perché c'è sempre una parte di mistero, ma non del tutto, se immaginiamo l'effetto che poteva fare in quell'anno, diventa un inno di mezza Italia. Cioè, se noi immaginiamo, siccome la canzone parla di un centro di gravità, appunto, e dice quello, dice centro, se noi immaginiamo il periodo, questo 1980-81, questo momento, come un grande bersaglio che aspettava la freccia che ne trovava il centro, questa freccia, a livello espressivo, per carità, arriva con una canzone di Battiato, l'ultimo forse dal quale ci si poteva aspettare un inno, che lui canta con la stessa ferocia con cui aveva scritto i pezzi che abbiamo detto, ma il pubblico travolge qualsiasi intenzione ci fosse dentro da parte di Battiato e si impadronisce di questa canzone, diventa una delle hit più forti di tutti i tempi della canzone italiana, perché dice: cerco un centro di gravità permanente. Evidentemente, come quando Modugno cantò Volare a Sanremo e ne fosse o meno consapevole, era il sentimento nascosto di mezza Italia che capì che voleva volare ascoltando la canzone di Modugno. Prego, se possiamo cominciare a mandarla, veramente tutta Italia in quel momento capì che quello di cui tutti avevano bisogno era un punto fermo, un centro di gravità. Poi in realtà, come lo cantava Battiato, una vecchia, queste sono frasi che sono state oggetto di parodia infinita, una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù, ma che si può cominciare una canzone? Sì, si può, non solo, ma diventa una hit clamorosa, quasi inarrivabile, centro di gravità per me. Allora, questo, sì, avvenne veramente un miracolo, perché allora, ritornando all'inizio del nostro racconto, la sfida lanciata non solo viene vinta, ma supera, travalica, anzi, se puoi passare al pezzo seguente, con il tempo che ti serve, che è Sentimiento Nuovo, che è quello che chiude, è il pezzo forse meno importante, una chiusura che alleggerisce, però c'è un filmato in cui, con tutta la goffaggine del caso, si vede quello che succede, appunto, cioè Battiato in un'arena di Verona delirante, perché era diventato quello. Battiato diventa il personaggio per un momento più popolare della canzone italiana, e questo veramente neanche lui l'avrebbe forse voluto, neanche. Si diverte come un pazzo, si vede, si diverte, però poi dice basta. È il caso di: ho dimostrato che lo posso fare, che si può fare, ma questa dimensione di massa, le masse anche. Ecco, la cosa più paradossale era che alla fine gli succede quello che lui derideva della società, cioè un certo tipo di successo, un certo tipo di popolarità, era uno degli oggetti della sua ironia, e gli succede un po' come quando i Pink Floyd cantarono Money come critica al dominio del denaro, ed è stato il pezzo che gli ha fatto guadagnare più soldi in assoluto. Ecco, intanto guardiamolo un po' il Battiato all'arena, questo era il pezzo che chiudeva l'opera, La voce del padrone.
Allora, lo shivaismo tantrico, chi avrebbe osato parlare di una canzone, ma anche in centro di gravità. Tra l'altro alcune cose sembravano quasi appunto delle forzature, un po' la Battiato come usava, ma per esempio questa, la frase di centro di gravità, gesuiti e euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia di Ming, era un fatto vero. Cioè, in realtà esistevano gesuiti e euclidei e andarono effettivamente alla corte cinese con, cioè, dice una cosa vera che è successa veramente, non era solo l'immaginazione, la sua capacità di mescolare cose, alcune cose, quindi è l'ultimo dei livelli, ma non poi del tutto, cioè stimolava anche la curiosità, devo dire, perché quanti di noi, io lo ammetto, io i dervisci l'ho tanti, sono andati pure a vederli, sono andato in Turchia, io l'ho scoperto grazie a Battiato, non so se tu ne avevi notizia prima, ma le danze sufi, beh, insomma, erano anche, ripeto, non è questo il livello più importante, però insomma era un livello che contava, perché erano anche delle canzoni che contenevano con dei contenuti che molto spesso erano ignoti, quindi insomma fu una grande anche apertura, perché come dicevo erano canzoni popolari. Insomma, l'avventura di Battiato diventa un paradosso, questo è il punto, perché arriva talmente in alto, non mi ricordo se fu quel concerto lì che abbiamo visto dell'Arena, ma mi ricordo benissimo a un certo punto c'era stato anche in quel periodo appunto confusione, nel senso che su di lui, perché il successo era talmente grosso che imbarcava tante cose. A un certo punto mi ricordo in un concerto, forse proprio quello, su un ritornello partire un gruppo di gente col saluto fascista, che fu una roba imbarazzantissima, perché perfino una certa destra, probabilmente orfana di eroi della canzone d'autore, che era tutta notoriamente, Battiato era uno di quelli non schierati ufficialmente, ma al di là di quello, insomma, per cui c'era stata anche un'infatuazione da parte della destra, creando un equivoco fastidiosissimo. Ricordo Battiato rimase scioccato da questa cosa, e fu una delle cose che, perché appunto, ecco il paradosso, lui è arrivato a un tale livello di popolarità che sicuramente le cose potevano confondersi, quello che lui diceva poteva essere, come dire, frainteso, e puntualmente successe. Forse fu quello uno degli episodi che lo spinsero, ma non solo quello. La verità è che questa dimensione non era la sua. Lui lo disse chiaramente che questo successo, che lui non ha mai rinnegato, ci mancherebbe altro, era qualcosa che gli permetteva di scegliere ancora di più, di essere ancora più libero. E infatti lui lo fa, perché dopo poco, il disco che farà dopo, con un po' più di pausa, sarà un disco molto molto più difficile, senza questi pezzi incredibilmente attraenti anche per le stesse masse che lui, in un certo senso, sulle quali lui ironizzava. Ed è questo, quindi, per chiudere, ho scelto un pezzo che ci dice il suo ritorno. No, lo dico francamente, il pezzo è Ti vengo a cercare, ero in dubbio, ho portato due versioni diverse, e prima di cominciare c'è stato un piccolo dibattito interno per dire quale mettiamo. Vi dico anche la scelta com'è stata. Sono due versioni, una è quella dello stesso concerto di Baghdad che abbiamo visto all'inizio, che è forse la più bella versione cantata che Ti vengo a cercare, quindi, ma noi ce la perderemo, perché quella magari, se vi va, vorrei andare a cercare. Ascolteremo invece l'ultima volta che l'ha cantata, che è una roba, ve lo dico, difficile da vedere, ma noi abbiamo scelto quella, Ti vengo a cercare, che fu uno dei pezzi che riportarono Battiato alla sua dimensione. Lui smise di fare i concerti di massa, li faceva, voleva i tappeti, seduto, quasi. Questa, ripeto, è struggente perché è l'ultima, si capisce che lui sta già male, però è meravigliosa lo stesso. Anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce
da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un'eremita che rinuncia a sé e ti devo cercare con la scusa di doverti parlare. Perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Io l'avevo detto, è un errore, non si può, vabbè, che dire, niente, dopo di questo non si può dire nulla, io con questo pezzo quasi insostenibile vi saluto e vi ringrazio di aver condiviso con me questo racconto, grazie davvero.